Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento S1 Magazine. Vado subito a presentarvi l'ospite di questa puntata, l'avvocato Vito Cesario. Buonasera, ben trovato. Grazie. Ricordo presidente Unione Locale di Lamezia Terme, giuristi cattolici, e vicepresidente vicario della Federazione Calabra degli ex allievi di Don Bosco. Ben tornato e un ritorno nei nostri studi. Partiamo proprio dalla carica di presidente Lamezia Terme Unione Giuristi. Ecco, la storia di questa realtà, i giuristi cattolici e che cosa vogliono rappresentare nell'epoca odierna. Ecco, l'Unione Giuristi Cattolici Italiana ha varie sedi in tutta Italia, per la verità è anche internazionale. Nell'America Latina ci sono delle grandi unioni giuristi cattolici. Noi abbiamo ripetuto negli anni un incontro, quello di Lamezia, in cui abbiamo voluto fortemente coniugare fede e cultura, anzi, meglio ancora, abbiamo cercato di fare mediazione tra fede e cultura. In fondo è questo lo stile dei giuristi cattolici, è il carisma che viene fuori da una realtà non propriamente cattolica come fondazione, anche se è cattolica. Infatti il fondatore dei giuristi cattolici è un grande nome. Vorrei dire che a un certo punto l'Unione Giuristi Cattolici Italiani ripete il Vangelo dell'oggi, del quotidiano. Chi è il fondatore? Carnelutti, uomo non propriamente di fede, nel senso che non si può dire che non fosse cattolico, ma non si apparteneva al mondo cattolico come impegno. Noi abbiamo l'impegno dei giuristi cattolici che, ripeto, sono voluti fortemente dal Magistero dei Papi. Ecco, proprio a proposito di impegno, come si manifesta questo impegno e dal profilo culturale che sociale? La domanda mi è quantomeno congeniale e devo premettere che ringrazio per l'invito che la collega amica mi ha fatto, collega a cui mi legano profondi motivi culturali, professionali ed amicali. E da cosa nasce questo impegno? Nasce dalla volontà di essere credibili nella fede. O meglio, noi vogliamo essere quelli che inculturano la fede. O meglio ancora, la fede che si fa testimonianza. In Calabria c'è bisogno di testimonianza e i giuristi cattolici calabresi, che per la verità sono tante unioni che si stanno muovendo, spero di riprendere anche io a Lamezia, sono stato l'altro giorno con un colloquio amicale con la segretaria nazionale, sto riprendendo anche a Lamezia il vecchio sensus ecclesiae dei giuristi cattolici. Per la verità sono lieto non solo di essere qui, ma di essere in terra salesiana. E non posso non dire che i giuristi cattolici hanno avuto grandi personaggi salesiani. Casavola, presidente nazionale degli ex allievi di Don Bosco, l'ordinario di diritto romano di Napoli, è uno dei fondatori dei giuristi cattolici italiani. Chi ricorda l'impegno dei giuristi cattolici? Figure come Aldo Moro, figure come Giorgio Lapira, che io ho conosciuto e al quale debbo tanto per avermi insegnato. Giorgio Lapira, conosciuto per mezz'ora, ho parlato con lui a Roma quando c'era ancora l'Università Internazionale degli Studi alla Farnesina. Quando lo avvicinai lui mi disse: sì, ho capito con chi ho a che fare. Per cui ci si guarda negli occhi, ci si riconosce subito. È come il Vangelo che dice che li riconobbero allo spezzar del pane. Tutti quelli che hanno a che fare con noi si accorgono che siamo delle persone impegnate. Vorrei tornare su un concetto interessante, che è quello di cultura e fede. Come realizzarlo concretamente? Non è una domanda che mi è stata rivolta tante volte, ma nel modo con cui la collega amica giornalista Rossella Pone me la pone,
mi fa capire che devo rispondere seriamente. Innanzitutto devo dire a me stesso cosa vuol dire cultura e cosa vuol dire fede. Non dimentico mai negli anni universitari, ma negli anni in cui io feci il liceo classico peraltro fatto dai Salesiani nelle Marche, e non dimentico mai quando un giovane chiese ad un giornalista come te che cosa fosse la fede. Il giornalista che poi conobbi negli anni disse che la fede è tre cose insieme, è conquista, è fiducia ed è accettazione. La dice lunga questo discorso di conquista, fiducia e accettazione. Perché sono tre elementi notevoli. La cultura ha una sua dinamica sia in campo ecclesiale sia in campo laico, non laicista. Noi, ecco, i giuristi cattolici sono altro del laicismo imperante. Non che siamo non abituati a dialogare, ma altro è il magistero, altro è il laicismo. Il Papa è chiaro in questo. Siate profeti di speranza. E chi non è profeta di speranza non è profeta di cultura. Se la cultura non abitua l'uomo a credere in se stesso e a dare agli altri quello che si ha, non è cultura. D'altronde si dice che quod non habet, non puoi dare ciò che non hai. Quindi la cultura in definitiva è la ricerca spasmodica nei fatti della verità. E fatta questa ricerca si va nei dati sociologici, compreso la politica, dove si incontra il dato umano, il dato sociale. A tal proposito, un santo dei nostri giorni, San Paolo VI, diceva che la politica è alto esercizio della carità. Richiama sia la carità che la politica, richiama il concetto generale di cultura. È vera cultura quella che si confronta negli occhi, che ha il coraggio di guardare la realtà com'è. Chiarissimo. E a proposito di santi, l'importanza delle figure sante nella società di oggi e anche della divulgazione delle loro storie. La santità nasce dalla ricerca della verità, ma nasce anche dalla ricerca del rapporto tra uomo e Dio. Questa ricerca di verità ce l'ha insegnata un grande santo, a cui mi rivolgo sempre durante i miei studi. Mi riferisco a Sant'Agostino, il quale diceva che in interiore homine habitat veritas. Questa ricerca della verità è in definitiva ricerca di santità. La santità dei nostri giorni si confronta in una terra come la nostra, che non solo ha a che fare con problematiche sociali molto grandi, ma ha a che fare con un popolo che ancora risente del passato e forse non ha il coraggio di fare il salto di qualità. La qualità diventa ricerca di verità, la qualità diventa ricerca di cultura, la qualità diventa anche ricerca di giustizia, talché la santità diventa anche presupposto o fine di una ricerca di giustizia. Ma c'è anche un'educazione alla santità. Don Bosco diceva: l'educazione è cosa di cuore, e noi potremmo riuscire, e noi non potremmo riuscire a cosa alcuna se Dio non ce ne insegna l'arte e non ce ne dà in mano le chiavi, che è una frase meravigliosa a mio avviso, un messaggio importante. Ecco, l'educazione anche oggi, anche attraverso l'esempio del passato, delle figure del passato. Credo che San Giovanni Bosco rientri, come tutti oramai sanno, nella categoria meravigliosa dei santi sociali. Assolutamente. Come lo è San Francesco di Paola.
come è San Catanoso, uno degli ultimi santi che la Calabria ha avuto, come lo è anche Sant'Angelo da Acri, come è anche Sant'Umile da Bisignano, come lo sono tanti santi che la Calabria ha avuto. Nell'occasione mi è chiaro anche dire e ripetere insieme a delle figure di livello alto che hanno scritto anche sulla santità calabrese, che pare che la Calabria abbia in Italia il maggior numero di santi, a cominciare da San Nilo da Rossano. Ma come le chiedevo prima, l'educazione anche alla santità? Esatto. Ecco, lei pensa sia così? Ecco perché nasce questo discorso di San Giovanni Bosco in Calabria da un humus abituato all'educazione del popolo. Veniva educato il popolo da San Nilo da Rossano, vedi il Codex Purpurius di Rossano, vedi anche San Francesco di Paola, viene abituato alla educazione. Nel momento in cui San Giovanni Bosco ripete quello che ha appreso da San Giuseppe Cafasso, che lo ha praticamente aiutato negli studi, ha capito che l'educazione è cosa di cuore. E toto corde lui ha risposto. E dove è andato Don Bosco? È andato a quelli che avevano bisogno e hanno bisogno, perché Don Bosco è ancora vivente, di giustizia, di carità e di cultura. Quindi l'educazione rimane cosa di cuore anche oggi? Non solo rimane, ma fa stridio questo concetto con chi oggi ha fatto della cultura un mero oggetto di smercio. Non ho nulla contro i mass media, anzi, io mi trovo oggi felicemente in un nido culturale e cattolico, se mi consenti di dirti, siamo entrambi cattolici, siamo entrambi legati al carisma salesiano, ma questi nidi cattolici vengono attaccati continuamente da una cultura che non abita in noi e che non ha desiderio di educare. Ecco perché l'educazione è cosa di cuore quando innanzitutto credi che chi sta davanti ha bisogno del tuo aiuto. Secondo, quando chi ti sta davanti ha bisogno di essere accompagnato. Terzo, che lui ti interroga: ma tu chi sei? Tu cosa vuoi? Quando Don Bosco incontrò San Domenico Savio, San Domenico Savio gli disse: voglio farmi santo. Che momento educativo splendido! Lui rispose: io sono la stoffa, voi siete il sarto. L'emblematico senso del sarto e del maestro e della stoffa fa dire che molte stoffe in giro ci sono, ma molta cultura laicista non vuole che si incontrino, cioè a dire non vuole che il mondo laicista, che è pesante, sapete, è molto pesante, non vuole che si incontri la stoffa con il maestro. E tante stoffe avrebbero bisogno di maestri. Che tipo di maestri abbiamo bisogno? Di cui abbiamo bisogno? E proprio alla luce di questi principi, sì, e anche di queste problematiche, l'impegno degli ex allievi oggi qual è? L'ex allievo non è da poco rispondere qual è l'impegno dell'ex allievo. Certo, un ex allievo salesiano, io lo so notoriamente, parla anche con le sue fragilità, perché non viene il Gesù di Nazareth per le persone sane, viene per i malati, viene perché ha bisogno di essere educato. Per cui quando nel sogno dei 9 anni Don Bosco vide quei ragazzi che litigavano e che Gesù e Maria dissero: devi cambiarli con l'amorevolezza e non con la forza, ritorna oggi, e sfido anche le università educative a credere a queste cose. Sapete cosa è accaduto allora? Una cosa che oggi noi non riusciamo a capire, perché siamo distratti da tante cose. È accaduto allora che il soggetto, individuo, persona, se ben ricordi molti anni fa abbiamo trattato il tema della persona umana, era già persona fin da quando sua mamma
lo aveva nel grembo. Per cui l'educazione nasce fin da allora. E una cosa che allora dicevano e dicono ancora oggi. La vocazione di Don Bosco è nata sulle ginocchia della mamma, che riusciva ad educare in questa maniera. Peraltro una povera mamma, Margherita, che era povera, lo aveva con un fratello molto particolare che lo picchiava, fratello Giuseppe, con cui non andava d'accordo. Ma oggi quanti Giuseppe ci sono nelle famiglie? Quante mamme che pur di non portare avanti nel grembo il proprio figlio chiudono con l'educazione? Perché non accetta la mamma di andare avanti? Perché probabilmente in se stessa sa di non poter avere la forza di educare oltre che da mangiare, perché non è vero che la Chiesa sia quella che vediamo oggi attraverso purtroppo i mass media. Sì, è una Chiesa anche con fragilità, ma è una Chiesa che dà, che aiuta, che porta avanti un discorso anche sociale, sociologico. La domanda mi fa capire che quando ha soverato in dialetto e nella dedicazione della chiesa parrocchiale, si dica, l'aveva firmata Monsignor Cantisani, in dialetto, era quattro casi e no furno. E c'è nello statuto, nella dedicazione della chiesa. Quelle quattro case ed un forno oggi sono diventate strutture di una città. Domanda: sa diventare città dell'uomo? Può diventare città dell'uomo? Allora ecco perché Don Bosco ci dice, noi che allievi, devi fare diventare quella città città dell'uomo, con tutte le problematiche che ci sono. Lei prima diceva siamo distratti da tante cose, molto probabilmente anche distratti per una serie di motivi. Sì. Proprio a proposito della distrazione, riprendo alcune frasi di Papa Francesco molto significative. Egli sa che la vera felicità consiste nell'essere sensibili, quindi sensibilità e distrazione sicuramente sono due mondi diversi, nell'imparare a piangere con quelli che piangono, nell'abbracciare chi non sa ridere, chi non sa piangere, non sa neppure ridere. Hanno un significato profondo sicuramente, proprio a proposito della distrazione che regna nella società odierna. Io credo che Papa Francesco sia, come tutti i papi, guidato dall'alto, come tutti sappiamo. Ma oggi c'è un motivo in più per voler bene a questo Papa, perché ha fatto con la sua vita mente locale sulla distrazione del mondo e sulla volontà di aiutare chi piange e di stare con chi ha dolore o con chi ha gioia. Ma non ha fatto altro che proprio il Papa Francesco di ripetere praticamente il proemio della Lumen Gentium del Vaticano II, il quale recita che la Chiesa si inserisce nelle ansie, nelle gioie, nelle speranze del mondo. Credo che questo dire di Papa Francesco non solo è dettato dalla sua esperienza in terra di America Latina, dove vigono tante situazioni di povertà e dove c'è anche una diversità di impostazione del discorso cattolico. Non che il cattolicesimo dell'America Latina sia diverso da quello che abbiamo noi a Roma, Roma Caput Mundi, ma noi siamo con Pietro. Pietro è garante della fede, per cui Papa Francesco è il garante della fede. Ma la domanda che lei mi pone anche in obbligo di porre a te la domanda. Perché questo Papa ti fa pensare a quello che tu mi hai detto? Questo Papa è una figura carismatica straordinaria. Ti fa pensare questo perché praticamente lui ha abbracciato, vedi quel bambino in piazza San Pietro, l'handicappato che ha baciato, ma vedi anche tutto quello che c'è in giro. Un Papa che sa anche essere duro per un certo senso con il fenomeno oggi purtroppo della pedofilia cui il Papa ha rivolto la sua attenzione. Ma badiamo bene,
con le parole di Radio Maria, proprio di ieri mattina, io vorrei dire che questo nostro Papa va ascoltato, sì per quello che dice, ma per quello che ha fatto anche in terra d'America, dove viaggiava con il pullman e dove, mi dicono alcuni amici, si cucinava da sé nella sua casa, appartamento nella curia. Non voleva, come ha fatto d'altronde anche adesso. Vabbè, la sua semplicità è evidente anche. Ora, quella anche semplicità oggi di cui tu mi parli, per me diventa profezia. La profezia dei giorni nuovi. Allora dico a me stesso che questo Papa, con la parola di Dio, fa nuove tutte le cose. Il Vangelo che lo dice. Fa nuove tutte le cose. E lui sta tentando di fare nuove tutte le cose, compreso il nostro mondo, ma nuove anche le persone, compreso me, comprese te. Tutta una serie di situazioni che non vanno. E a tal proposito c'è una sua pubblicazione, Giubileo, Giustizia e Perdono. Vogliamo argomentarla? Sì, questa è... mi mette in crisi questa domanda, perché davanti a te hai la pubblicazione che ho cercato di portare avanti molti anni fa. Siamo stati antesignani di Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. Avevo pensato di fare un convegno a Lamezia, giuristi cattolici, e avevo detto parliamo di giustizia e perdono. A distanza di qualche mese, Papa Giovanni Paolo II, San Paolo, chiese il perdono giudiziale. Però lo chiese alla giustizia, che si uniformasse alle richieste di un Papa. E allora ho preso, preso la palla al balzo e ho invitato due magistrati. Uno è in paradiso, era il dottor Giovanni Pileggi, che era procuratore della Repubblica di Lamezia, a cui rivolgo sempre il mio affetto. Oggi è in paradiso e prega anche per me questa persona. Ma c'era anche Sua Eccellenza Marcello Vitale, che era allora procuratore della Repubblica di Lamezia. Ma c'era anche un diacono, Giorgio Moschella, l'avvocato Giorgio Moschella, che è giurista cattolico e che praticamente oggi è il presidente dei giuristi cattolici di Vibo Valentia. Quando abbiamo fatto quel convegno, ci siamo accorti, e Monsignor Rimedio, a cui mando anche un saluto da qui, quando si accorse di questo, Monsignor Rimedio mi disse: Vito, guarda, tu hai forse trovato il modo per avvicinare tutta quella gente del mondo giuridico, diciamola già con molta chiarezza ma con molta carità, nel mondo giuridico non aleggia molto il cristianesimo, è spesso laicista il mondo, quel mondo con cui ha lottato San Giovanni Bosco. E a proposito di questo, principi morali e diritto oggi? Vorrei che la domanda me la riproponessi. Moralità e diritto, in che rapporto stanno oggi, allora, nel mondo odierno? Io parlo da come te parlo da esperto, da addetto ai lavori. Tu ricordi, io ho studiato come anche tu diritto penale, il Manzini, diritto penale, no. Il Manzini si era posto il problema. Moralità e diritto. Oggi sono distanti i due concetti, ma Manzini diceva che a un certo punto il diritto, quando si evolve, non può fare a meno di tener conto della moralità, ma altro è tener conto dei costumi che ci sono, altro è farsi comandare dai costumi che ci sono. Per cui il cristiano di oggi, che ha fatto diritto, non voglio accusare nessuno, non ha saputo cogliere fino in fondo il discorso della vita, tant'è che il cattolico ha votato per l'aborto. Il Papa ancora dice che l'aborto è un peccato. Quindi la moralità ben si sposa con quanto diceva
Ippocrate, non farò mai aborti negli anni greci. Noi siamo grecanici, noi calabresi, no? E in fondo risentiamo di quella cultura. Chiaro, chiaro, chiaro questo nelle concetto. Nelle nostre strutture mediche si pratica moltissimo l'aborto. Mi dicevano che, e questa è una cosa che ho già detto più di una volta, domandavo una volta in una conferenza, che fine fa la placenta in un ospedale? Cioè, la regaliamo e si fanno le creme di bellezza con la placenta. Il diritto ammette che vada lì, l'ASL fa che vada lì una macchina, prenda quella placenta e la porti nelle strutture addette allo smercio. L'aborto oggi è legge purtroppo. E ho lottato anche io come giurista cattolico a Lamezia, ma anche fuori, no? Fuori, a Roma, anche nei convegni si è fatto. L'aborto è altra cosa dal diritto di abortire. L'aborto coincide con lo ius vindicandi, ius bellandi. Lo ius decidendi è altra cosa. Tu mi capisci cosa certo, voglio dire? Certo. Chi mi capisce oggi sa che lo ius decidendi, io come tu sai ho fatto per tanti anni il giudice di pace, è altra cosa lo ius judicandi è diverso dallo ius decidendi. Io non posso fare a meno di vedere nel dato sociale la volontà di quella persona e posso anche giustificare i suoi atti dicendolo ha fatto quell'atto perché è incapace di intendere di volere. Ma la capacità di intendere di volere nei confronti della vita umana che non è tua, ma è del Padre Eterno, sollecita i giuristi cattolici. E sollecita anche noi ex allievi salesiani. Chiarissima, chiarissima la vostra posizione in merito a una domanda che sicuramente apre a dibattiti anche a punti di vista diversi, ma sicuramente importanti perché il tema lo è decisamente. Noi siamo in chiusura, vogliamo accennare alla sua nuova pubblicazione, tra l'altro credo sia una questione di poche settimane, che cosa vogliamo svelare? Allora, in fondo è un dire con lo scritto e con la vita, se mi consenti, quello che brevemente ho accennato, a cui ho accennato, tant'è che mi prenoto, quando tu vorrai, per un momento più dettagliato su queste problematiche di cui abbiamo parlato. Però è chiaro che io prima di parlare di questa nuova pubblicazione devo dire una cosa molto importante per me e anche per chi ci ascolta. Chiesa e società in Calabria si sono sempre incontrate. Tant'è che questa mia pubblicazione è un incontro tra Chiesa e società. Ho parlato di un vescovo salesiano, Monsignor Cognata. Più che parlato, mi diceva Monsignor Cantisane, che mi ha dato l'onore di presentarmi il libro, ho parlato di una figura attaccata, a tal punto da essere sospesa dall'Episcopato. Non tanto attaccata fino alla fine, perché poi due santi papi, Papa Giovanni XXIII e Paolo VI, lo hanno riabilitato. Tu sai che giorno era il 14 di ottobre 2018? Era il giorno in cui praticamente la Chiesa proclamava santo Paolo VI. Monsignor Cognata era nato il 14 ottobre, stessa data. Questa mia pubblicazione torna ad hoc, nel senso che non solo difende la Chiesa, gridatela dai tetti, dice il Santo Padre, ma difende anche il rapporto tra Chiesa cattolica e società calabrese. La nostra Chiesa, che ha una conferenza episcopale talmente ricca, talmente ampia, che vedi Palmi, va con gli emarginati, con i terzomondiali, e va a Palmi, e va tra i baraccati.
una chiesa che va come a Reggio Calabria, con la gente più umile e più attaccata, una chiesa che è andata per il passato e sta continuando ad andare, vedi Locri, come il signor Oliva, alla gente che viene maltrattata. Una chiesa che dà praticamente il pane a chi non lo ha. Mi diceva il vescovo mio l'altra volta, che saluto anche affettuosamente, Monsignor Luigi Antonio Cantafora, vescovo di Lamezia Terme, mi diceva: sai Vito, noi ogni giorno diamo come Caritas 1000 pasti al giorno. Non mi dire che questa chiesa cattolica tanto attaccata, tanto vilipesa e tanto in un certo senso anche riguardata, rivista da Papa Francesco, non sia la città dell'uomo e di Dio di cui parlava. Ora, se a un certo punto... Abbiamo colto gli aspetti che lei ha voluto trattare in questa pubblicazione, sulla quale avremmo certamente modo di argomentare in futuro, post uscita. Credo sia prevista tra qualche settimana, giusto? Io vorrei aggiungere anche una cosa, non solo perché siamo in chiusura. Ti ringrazio per quello che mi hai dato, ma per quello che mi hai detto, e ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato, e a loro chiedo di mettersi in sintonia con quello che ho detto su questo vescovo, perché lì c'è tutto il sunto, la sintesi del rapporto tra Chiesa e mondo. Il titolo è Monsignor Giuseppe Cognata, Salesiano Don Bosco, un vescovo dei nostri tempi tra oblazione e santità. Lui ha offerto la propria vita perché si convertisse suo padre, che era massone, e ha dato la sua vita per gli altri, e oggi, consentimi, io odoro il senso della santità e chiederò con questo libro che si apra il discorso della canonizzazione. È un vescovo che io ho conosciuto. Bene, una figura quindi sicuramente da conoscere attraverso le pagine del suo libro. Noi abbiamo concluso, io ringrazio l'avvocato Vito Cesario per essere stato con noi, ricordo presidente Unione Locale di Lamezia Terme e Giuristi Cattolici, anche vicepresidente vicario della Federazione Calabra Ex Allievi Don Bosco. Grazie a lei, grazie di tutto. Grazie a tutti voi per averci seguito come sempre. Se un Omega si intorna puntuale giovedì prossimo alle 21. Arrivederci.